Stabilire un rapporto corretto con il mondo, o meglio con quelli che abbiamo chiamato i mondi, ciascuno di noi dovrebbe prima di tutto avere pazienza e sapere che le cose si apprendono, perché vivere è faticoso e io amo definire la crescita, la fase della crescita, come veramente la fatica di crescere. Allora bisogna imparare poco alla volta, perché il mondo esterno è complesso. Le persone che noi avviciniamo, dai compagni di scuola a quelli che vivono nella nostra stessa casa, sono complicati. Non è facile capire subito che cosa si debba fare. Allora bisogna accettare di imparare poco a poco. E questo consiglio, che potrebbe sembrare persino banale, non lo è. Se noi consideriamo che spesso si arriva alle dipendenze per troppa fretta, per desiderio di sperimentalismo, per blocco del pensiero, quasi che si dovesse prima operare e dopo pensare a che cosa si è fatto. Invece l'apprendimento ha una successione. Bisogna prima considerare il mondo in cui si vive, cercare di capirlo, farsi anche aiutare con chi, parlandone con chi ha già vissuto. Io naturalmente, che sono nonno, quante volte penso, ma se questi nipoti chiedessero anche a chi ha vissuto a lungo, perché bisogna capirlo il mondo e poi bisogna fare dei progetti, dire mi piacerebbe che le cose fossero così, mi piacerebbe inserirmi in questo modo. E allora, vedete, prima osservarlo il mondo, conoscerlo, poi cominciare a desiderare di trovare un posto all'interno del mondo, il desiderio è immaginare prima quello che si vorrebbe realizzare e certo poi realizzare il progetto. E prima di tutto, per fare queste fasi, bisogna credere nel futuro. Il mondo di oggi è tutto portato all'immediato, subito. Io sono affascinato dalle tecnologie della digitalizzazione, dall'internet, l'SMS, pam, parte immediatamente la risposta, tutto subito, tutto in tempo reale. Non c'è più l'attesa, anzi l'attesa, che vuol dire aspettare, immaginare, si cerca invece di sopprimerla per avere tutto subito. Allora finiamo poi per attaccarci a qualcosa che ci trascina a diventare dipendenti, per correre, quando invece la libertà si conquista, perché appunto ha a che fare con la mia scelta. Cioè sono dentro il mondo, dentro i mondi ci sono delle opzioni e io mi vedo in quell'angolo, mi vedo in quell'attività e allora la progetto e si realizzerà a poco, dopo aver espresso un desiderio. Allora vedete, nell'apprendimento c'è la fase della conoscenza, devo prima sapere. Anche qui invece ci sono i giovani di oggi che si buttano via, incontrano qualcuno, pam, subito che vi cadono nelle braccia o peggio ancora, cadono per terra. C'è la fase della conoscenza, poi la fase del desiderio, quando bisogna sognare. Persino c'è spazio per volare alti, per le utopie, non sempre strisciare per terra per ottenere qualcosa subito. E poi appunto dal desiderio il gusto di fare, il gusto di progettare.
E quando noi vediamo la creatività, so che amate molto la musica, in particolare i giovani, non pensiate che la musica è qualcosa che basta prendere uno strumento in mano, bisogna impararlo, bisogna conoscerlo, poi fare dei progetti, poi addirittura scrivere. Scrive, la musica dice, scrivo musica, ma come? Bisogna farla prima. E poi certo arriva il momento in cui anche la si può suonare. Mentre invece oggi vorrebbero fare subito e poi si vedrà. Ecco, bisogna andare piano, avere pazienza, bisogna sapere che c'è il tempo. Ecco, la dimensione del tempo. Questo sembra un mondo che sta per finire. È come se il mondo finisse domani e allora bisogna fare tutto oggi. È come se il mondo fosse iniziato con me quando sono nato, ma no. Prima esiste ancora, esiste tuo padre, poi tuo nonno, ancora prima. Ma poi addirittura c'è una storia sconfinata. Allora bisogna valutare bene le cose. E importantissima è la prima volta in cui si è presa la droga, la prima volta in cui si è passata una giornata intera davanti a un videogiochi, magari davanti a delle cassette pornografiche per quella dipendenza dal sesso di cui abbiamo parlato. La prima volta. Il mondo di oggi pensa che la prima volta si possa fare tutto. No, quella prima volta segna. Perché dopo quell'esperienza nasce il desiderio di ripetere. E allora alla prima volta c'è una seconda, e poi una terza, e poi una quarta. E poi tutto diventa automatico e si agisce senza più sapere di agire. È come se si fosse appunto degli automi. Ecco, l'uomo pulsionale. Le pulsioni sono quelle che una volta noi chiamavamo istinti. Dice, lo faccio per istinto. Ma no, la civiltà, la società è il passaggio dall'uomo pulsionale all'uomo che invece decide, all'uomo della cultura, dei principi, delle scelte. Ecco, che allora bisogna andare piano. Quali sono i bisogni dell'uomo? Certo, i bisogni dell'uomo sono quelli, prima di tutto, di avere un senso, di essere qualcuno che serve a qualche altro. Vedete, io che sono vecchio, e la vecchiaia tante volte porta alla solitudine, che è la sensazione di non avere alcun significato, di essere di peso. Non servi più ai figli perché sono ormai indipendenti e lontani, i nipoti ti considerano ormai troppo lontano dagli strumenti dell'attualità, non sappiamo usare il computer, internet, come i bambini fanno quasi spontaneamente. Allora la mancanza di senso, e uno si guarda allo specchio e dice, tu non servi a nulla. Lo capisco, bisogna avere un senso. Bisogna avere anche successo, ma il successo è un programma. Non è vero che basta incontrare la persona giusta per diventare famosi, per diventare delle veline straordinarie, o per diventare, che so io, degli scrittori straordinari. Non è vero. Bisogna fare tutto con lentezza, perché altrimenti si raggiunge una tappa e poi si crolla. E quindi quanto più l'attimo, quel momento ha portato in alto, tanto più alta sarà la caduta e quindi più dolorosa, e si potrà cadere e rimanere vittima. Thank you.
Lo avete capito, io non amo il mondo delle scorciatoie. E questo sembra essere il tempo delle scorciatoie, di fare tutto e subito. E allora, vedete, la dipendenza dalla droga è un desiderio, esprime il bisogno di una metamorfosi. Pam, la bacchetta magica per portare un'esistenza da un momento di insoddisfazione, di frustrazione, invece a sentirsi bene. E non è solo la percezione del mondo giovanile. Gli adolescenti non si piacciono, eppure a me sembrano così straordinari. Ma anche gli adulti sono insoddisfatti, vorrebbero avere più successo, occupare una posizione sociale più alta. Non parliamo dei vecchi, che vorrebbero essere ancora attivi, giovani. Insomma, questo è un mondo di insoddisfatti. Un mondo di insoddisfatti, di frustrati, che vorrebbe tutto ad un tratto, in seguito ad una specie di metamorfosi, quelle di cui parlava Ovidio, quelle di cui parlano le favole, proprio per diventare come si pensa che si avrebbe successo. Allora, vedete, la persona che non si piace fisicamente, che pensa di non essere psicologicamente attivo come il proprio compagno che racconta storie o barzellette facendo ridere tutti, ritiene che prendendo un po' di polvere, supponiamo di polvere di cocaina o di anfetamina, pensate in pochi minuti alla percezione di essere diverso, un po' come l'ubriaco, che riempita la testa di vino, ritiene in qualche modo di essere un eroe e racconta cose che non ha mai fatto, così proprio quasi facendo una farsa di se stesso, negando quella identità per appunto mettere una maschera che lo ridicolizza. Ecco, la metamorfosi su una sostanza. Allora, quel ragazzo non va bene a scuola perché non prova interesse per la matematica, non gli piace scrivere in italiano, vorrebbe scrivere tutto in SMS. E allora, cosa pensa? Di non andare più a scuola. La madre si lamenta e allora meglio non ascoltarla, si mette davanti al video. E così, quando c'è qualcosa che non va, schiaccia un bottone e lo cancella. E quindi fa in modo di stare in relazione con uno di quei mondi che sono esattamente quelli che rispondono alle sue volontà, al suo bisogno di successo. Insomma, ecco, anche questo è un mondo alla maniera di Alice, cioè un mondo immaginario, un mondo che non esiste, un mondo dietro lo specchio. Ecco dove si radica la voglia di una esperienza immediata che ti fa sentire diverso. Ma lo sei veramente? Prova a chiedere alle persone con cui tu sei in rapporto se veramente sei diverso. Mi dovete permettere di raccontare una cosa. Tutti sono convinti, per esempio, che la cocaina potenzi la propria capacità. Propria capacità di amare, insomma, quella che si chiama la capacità sessuale. Non è vero. Chiedete ai partner o alle partner e vi raccontano che non è affatto vero. Quindi è semplicemente il credere che sia avvenuta una metamorfosi, ma le metamorfosi avvengono solo sui libri delle favole oppure avvengono solo dentro la paura. Quando per non accettare la propria posizione e per non affidarsi al tempo, per poter crescere, per poter apprendere, imparare e quindi essere veramente diversi, ma diversi sotto un progetto che dipende da ciascuno di noi, si diventa in balia delle favole, si cerca la fortuna. È inutile fare fatica, meglio provare il colpo di fortuna. Meglio diventare schiavi dell'azzardo, magari del gratta e vinci. Ma pensate, delle vite di poveretti che usano e spendono quel po' di denaro che hanno, con cui forse qualcosa potrebbero ottenere, per sperare che il loro mondo cambi
con il gratta e vinci, che almeno, se fossimo onesti, si dovrebbe chiamare gratta e perdi, perché non c'è nessuno che cambia la propria vita con il gratta e vinci, se non diventando dipendenti. Ecco il mondo delle scorciatoie, perché i bisogni dell'uomo è solo, vi dicevo, di avere un senso, di avere anche successo. È giusto, bisogna che l'uomo, che ciascuno di noi, creda in se stesso, ci sia una fiducia in se stesso per poter fare, ma occorre tenere conto del tempo, il mistero del tempo, il tempo che passa, il tempo che però aiuta anche a migliorare. E io potrei raccontarvi una lunga storia, perché ho tanti anni ormai, e sapere come le cose cambiano, e quasi se si fa con impegno non c'è nulla da buttare, ma se si fa così, senza pensare, c'è tutto da buttare e soprattutto si butta via se stessi. Io sono colpito, vedete, dalla grande quantità di menzogne che l'uomo oggi racconta, che ciascuno di noi racconta, bugie. Talvolta racconta cose di cui appunto non si accorge nemmeno che sono false. Cioè i primi a credere alle nostre falsità diventiamo noi stessi. Cioè il mondo è pieno di menzogne. Perché? Perché oggi tendiamo tutti a raccogliere un successo magari che è un successo immediato, dicevo, subito, tutto subito, e non costruiamo niente. Allora cosa facciamo? Finiamo per raccontarci come vorremmo essere, ma non siamo riusciti ad essere. Ed è tristissimo sapere che ognuno di noi esiste nella falsità. E allora io incontro uno e gli racconto cose che non sono vere perché possa pensare che sono grande, e sono misero, sono dipendente magari. Allora è molto meglio tenere conto del tempo e costruire un po' alla volta. Proprio sapere che si cresce lentamente, e non è vero che anche le esperienze cosiddette di insuccesso non servano. Noi siamo una storia che si costruisce, certo, tra momenti di grande effetto, in cui ci sembra che le cose siano andate bene, e ad altre meno bene, però quelle che ci sembrano non positive non sono da buttare, perché sono esperienze che fanno parte di noi stessi, se vogliamo costruire qualcosa, e costruire dentro il tempo. Se invece diventiamo dei dipendenti di qualcosa, noi non esistiamo più, ma semplicemente siamo portati a fare ciò che quella sostanza fa di noi, o a vivere ciò che quel mondo, cioè il mondo del video, il mondo lo shopping, il mondo della nostra superficie vestita di grandi abiti o truccata, quello che la nostra immagine, questa superficie che si può sgonfiare e che ci rende appunto simili ad un palloncino da cui è uscita l'aria, come se fossimo vuoti. Insomma, io vorrei che, sentendo adesso la musica che chiuderà questo nostro incontro, voi possiate pensare al tempo e all'importanza di spenderlo, di fare delle esperienze, di seguire dei progetti, e non, come si dice in maniera popolare, e non di perdere il tempo.